Sono Fernando, vi copro il ruolo da manager presso McDonald's Mantova. Mi chiamo Veronica, sono responsabile del ristorante. Il nostro lavoro da quando Matteo è con noi è cambiato in positivo, nel senso che per noi è una grandissima risorsa, un grandissimo aiuto. L'arrivo di Matteo presso il nostro ristorante sicuramente ha sensibilizzato l'ambiente. Trovo che Matteo sia davvero bravo nella costruzione degli Happy Meal. E senz'altro un ottimo responsabile della sala. Gli puoi dare questo compito e sei sicuro che verrà portato a fine. Trovo che Matteo sia bravissimo nella preparare tutto quello che è il materiale che serve per allietare le feste dei bambini. Se devo fare un bilancio sulla crescita di Matteo, devo dire che in questo periodo di tempo che ha lavorato da noi è cresciuto molto professionalmente e è diventato molto più preciso. Se dovessi dare un consiglio alle altre aziende che sono intenzionate ad assumere o stanno progettando di farlo, direi di farlo. Mi chiamo Matteo, ho 21 anni, mi sveglio presto alle 8 del mattino e prendo l'autobus per andare a lavoro. Lavoro a McDonald's da 2 anni. Questi 2 anni di lavoro, ricordo tutti, il giorno più emozionante che mi è piaciuto molto di più, quando ho firmato il contratto di lavoro. La cosa più difficile del mio lavoro è fare la raccolta differenziata. Mi piacerebbe essere in cucina. Io ho conosciuto tanti amici. Questo di chi guadagno lo metto giù in banca e le uso anche per le attività che faccio, per fare sport, sia per andare in vacanza, sia per andare anche in piscina. Le uso anche per andare a fare la cena da solo con la mia fidanzata. Sono Laura e sono la mamma di Matteo. Sono Carlo Froni e sono il papà di Matteo. Mi ricordo benissimo il primo giorno di Matteo perché ero emozionata, molto più emozionata di Matteo. Mi ricordo tutto il primo periodo e tutta la preparazione a che lui iniziasse a lavorare. Chiaramente, come per ogni genitore, è stata una grande soddisfazione. Avevo paura che lui non fosse in grado di svolgere i compiti che gli avevano assegnato oppure che lui non si sentisse adeguato al compito che doveva svolgere. Sono tutte quelle piccole cose pratiche che un ragazzo deve affrontare anche quando si organizza nella sua attività lavorativa e che magari per Matteo sono un po' più difficili, per cui siamo necessariamente determinati a intervenire per potergli dare una mano e per fare sì che il suo avviamento al lavoro sia il più regolare possibile, tipo ricordarsi gli orari, ricordarsi i turni, le ferie e tutte quelle cose molto normali e pratiche che ognuno fa quando inizia a lavorare. Le principali difficoltà che abbiamo nascono dal fatto che Matteo fa un lavoro che ha dei turni e non ha giorni festivi, quindi ha un giorno di riposo settimanale ma lavora poi anche durante i giorni festivi, per cui ci dobbiamo organizzare in base ai suoi turni. Matteo non ha la patente, per cui utilizza esclusivamente i mezzi di trasporto che sono legati spesso alla presenza degli studenti e quindi dobbiamo gestire eventuali criticità. Ah, Matteo ci racconta molte cose, specialmente quando fa una cosa nuova, specialmente quando i suoi responsabili o i colleghi lo elogiano per quello che fa. Durante questi 2 anni Matteo è cambiato veramente moltissimo, è diventato molto più autonomo, in grado di seguire se stesso e la sua persona, ma anche quello che è l'organizzazione della sua vita. Si ricorda benissimo i turni che ha, gli impegni che ha al di là del lavoro e riesce a gestire in maniera autonoma tutti questi impegni. Ha preso coscienza di quello che sa fare, è molto sicuro di sé. È aumentata molto la sua capacità logica, probabilmente stando insieme sempre a persone nuove si deve sempre adeguare alle situazioni e questo lo aiuta molto. Io credo che lui potrà continuare a fare bene anche all'interno di McDonald's, come speriamo che possa essere. Immaginarsi il futuro lavorativo di Matteo è difficile. Oggi lui lavora lì, sta molto bene e le competenze che ha sono adeguate a quello che gli vengono richieste. Ci dà una grande serenità vedere che riesce a inserirsi in un ambiente lavorativo comunque relativamente complesso e quindi ci lascia ottime speranze per il suo futuro. Direi anche ai genitori di fidarsi delle persone che hanno competenze. Nel nostro caso ci siamo fatti affiancare dagli operatori di IPD
anni che hanno appoggiato questo inserimento lavorativo e che ancora oggi, nel momento di necessità, intervengono in aiuto sia dell'azienda che della famiglia. Un lavoro, un'attività per il loro ragazzo sicuramente c'è, e si tratta di non lasciarsi scoraggiare e di non lasciare che queste potenzialità che i nostri ragazzi hanno vengano messe da parte. Sono Matteo, ho 21 anni, il mio lavoro mi fa sentire molto importante.